La pallavolo tra meno di un'ora al Palabarton torna in campo la Bartoncini Forti Infissi Perugia per l'ottava giornata della A1, avversaria delle magliette nere Busto Arsizio, diretta su Rai Sport. Luca Pesinicca. Il Covid continua a fermare la pallavolo perugina. Dopo la Sir, che sabato non disputerà la sfida prevista contro Milano per la positività di 5 suoi elementi, salta anche l'impegno della Bartoncini Forti Infissi, che avrebbe dovuto giocare tra meno di un'ora al Palabarton contro Busto Arsizio. In questo caso però ad essere risultate positive non sono le atlete di casa, ma quelle della squadra avversaria. La notizia soltanto nel primo pomeriggio, quando la compagine Bustocca, già in Umbria da ieri sera, ha ricevuto l'esito dei tamponi effettuati lunedì. La positività di 3 atlete che hanno viaggiato per ore in pullman con tutte le altre compagne ha indotto la Lega Volley Femminile a rinviare il match di questa sera a data da destinarsi. Le 3 giocatrici sono state isolate, il resto del gruppo è già ripartito alla volta di Busto Arsizio. La Bartoccini Forti Infissi Perugia, che attendeva questa sfida con grande voglia di riscatto dopo le ultime deludenti uscite, dovrà attendere ora un'altra settimana. Giocherà infatti mercoledì prossimo, sempre al Palabarton contro Novara, dal momento che nel weekend è previsto un turno di riposo.